Ma che sono per la salute per mettere tutto con un pannello sulla cosa? Lui è un altro mio, soddisfazione di guidare una giunta che ha lavorato con tutti i suoi assessori per raggiungere questo obiettivo. Alle nostre spalle c'è il Colosseo, uno dei monumenti più noti, se non il più noto in tutto il pianeta, e fino ad oggi trattato come una rotatoria sparti traffico. Adesso noi lo restituiamo alla storia. È solo un primo passo, no? Assolutamente sì, l'idea è quella di un parco archeologico dell'Appia Antica, un'idea che è nata, e lo dico questo sì con un po' di rammarico, troppo tempo fa. Il 14 luglio del 1887 venne votata dal Parlamento italiano una legge che mirava proprio a realizzare questo parco. Sono passati tantissimi anni, tanti amministratori hanno lavorato perché questo accadesse, bene, da stasera inizia. Lei diceva questo è un primo passo, dove vuole arrivare? Alla realizzazione del parco archeologico dell'Appia Antica, un parco che comprenda il Colosseo, si estenda appunto fino all'Appia Antica e permetta la ripresa degli scavi, portando alla luce quel patrimonio inestimabile per la nostra cultura che sono il Foro di Cesare, il Foro di Augusto, il Foro di Nerva e il Foro di Traiano. È una responsabilità che io penso abbiamo nei confronti di tutto il pianeta. Cosa dice agli scettici? Capisco che è un problema importante quello di avere l'opportunità di parcheggiare in seconda o tripla fila per acquistare le sigarette, ma c'è anche la scelta se è più importante quel gesto oppure la possibilità di venire in bicicletta e a piedi a godere di questi monumenti, di quest'area archeologica che ci invidia tutto il pianeta. Sindaco, i restauri del Colosseo, quando convertiranno? Non ho capito. I restauri del Colosseo. Nei prossimi giorni questo non dipende da me, come sapete. Oggi il mondo sta parlando di Roma, è un cambiamento epocale? Secondo me sì, e devo dire che sono orgoglioso da romano che tanti organi di stampa, tante televisioni di tutto il pianeta, davvero di ogni continente, si siano finalmente interessati a un dibattito culturale che riguarda la nostra città. Questo dovrebbe avvenire più spesso perché la nostra città è un vero organismo culturale. Sindaco, è questa la sua massima aspirazione, essere un giorno ricordato come il sindaco che ha pedonalizzato i fori? Assolutamente no, io spero che accada come è accaduto a me, che non mi ricordo chi ha reso pedonale Piazza del Popolo, però so che ci possa andare in bicicletta. Pensa che attrarrà più turisti anche qui, anche dall'estero, questa sua mossa? Non solo turismo, ma penso anche alla possibilità di avere fondi per riprendere gli scavi archeologici, fondi pubblici, e li cercheremo, li stiamo cercando in Europa, e fondi anche privati che possano provenire dalla filantropia. Credo che ci saranno molte persone nel mondo che avranno l'orgoglio di voler legare il loro nome al restauro di un monumento come quelli che abbiamo qui intorno a noi. Secondo lei oggi i romani e anche i turisti hanno un'alternativa all'auto in questa città? Ci si può muovere in questa città? Il 60% delle 600.000 persone che si muovono ogni giorno a Roma compiono meno di 5 km. Per compiere meno di 5 km ci si può spesso muovere a piedi oppure in bicicletta, ma non è certo questa l'unica soluzione. Noi abbiamo una responsabilità, io lo sento fortemente, di rafforzare il trasporto pubblico, che non è efficiente come dovrebbe essere in una metropoli come Roma. Sindaco, scusi se mi ricollego alla domanda di prima, allora qual è la sua massima aspirazione? Essere un giorno ricordato per cosa? Per aver lavorato con diligenza. Signor Sindaco, quando le è venuta in mente la prima volta l'idea di pedonalizzare con i coreani? Se la ricorda? La prima volta, ma è una storia un po' lunga, se ve la racconto in qualche secondo. Tanti anni fa, tornando dagli Stati Uniti con una
chirurga americana che si chiama Velma Scantlebury. L'ho portata, come forse avrebbe fatto chiunque di voi, a visitare questo luogo meraviglioso alle sue spalle, dove ci sono i rostri dai quali Marco Antonio ha pronunciato l'orazione funebre per Giulio Cesare, dove ha camminato Cicerone, dove è stato portato Vercingetorige. E uscendo da quel cancello, questa mia amica chirurga dei trapianti, anche lei mi ha detto: ma come vi è venuto in mente di mettere al centro di questo luogo una striscia d'asfalto dove passano gli autobus, le macchine e le moto? Quell'osservazione mi è rimasta molto salda nel cervello, ed era il 1988. Signor Sindaco, un'ultima cosa, un altro progetto era il decentramento, lo SDO e così via. Pensate di recuperare anche quel progetto? Stasera penso di festeggiare la restituzione di questo straordinario monumento che è il Colosseo a Roma, all'Italia. Riconoscione, qui siamo alla festa per l'apertura, diciamo, dell'area pedonale in via dei Fori Imperiali e incontriamo Aurora. Aurora, che ne pensi di questa novità? Sono contenta perché finalmente una parte, diciamo, di Roma è stata restituita ai pedoni, di modo che adesso può essere attraversata liberamente, ecco. Sono stata proprio molto contenta di questa esperienza. Senti, allora, tu abiti in zona, in periferia? Io abito ai Colli Albani. Ah, ai Colli Albani, perfetto. Quindi qui ci sta anche lo snodo della metro, ti risulta comodo. Pensi che da un punto di vista, diciamo, di mezzi pubblici sarà questa novità, questa modifica migliorativa, oppure potrà creare qualche problema? Devo dire la verità, secondo me potrà creare in futuro qualche problema, ma per ora non ci riflettiamo più di tanto e godiamoci questa bella serata. Grazie Aurora.